ci sono? Ciao a tutti, io sono Sabrina e in questo video cercheremo di fare la spesa in modo sostenibile in un supermercato. Prendetelo un po' come un tutorial, volevo fare un video perché tutti fanno video su YouTube. Un po' come tutti stanno scrivendo un libro. Chi non sta scrivendo un libro? Ne stavo scrivendo uno a 9 anni, figurati se non lo sto scrivendo adesso a 20. Ovviamente tutto super a tema. Sono tornata, ora vi faccio vedere tutto. Non è stato difficile, più o meno. Allora, intanto, ammirate la mia bellissima borsa. Ho preso dell'orzo, perché io sono team orzo, del couscous, tipo crackers, della cioccolata fondente. Una cosa mai presa, però ho detto vabbè dai, dei sofficini, lo so, con gli spinaci, della marmellata senza zucchero, cioè 8 calorie per porzione, wow, dello yogurt in un barattolino di vetro. Ho preso delle gocciole, però a parte che non compravo biscotti da tipo un anno, anche di più forse. E poi era in offerta e stavo facendo questa cosa che dovevo prendere soltanto cose senza plastica e quindi, cioè, è stato un segno del destino. Della polpa di pomodoro biologica. Oh, ma mi sa che qualcosa si è rovesciato. Dei fagioli in lattina. Sinceramente non li avevo mai neanche considerati i fagioli, cioè i legumi non secchi, quindi non lo so, non so come si cucina. C'hanno pure il sale, quindi li devo lavare praticamente. Bene, e basta. Io, boh, mi aspettavo di più, però in realtà ok. Tipo, non potevo prendere la pasta perché in ogni scatola c'era il quadratino di plastica per farcela vedere. Cioè, ci fidiamo che là dentro c'è quel tipo di pasta, non ce la devi far vedere per forza. Beh, invece no. Volevo prendere anche il latte di soia, però aveva il tappino in plastica, quindi no. Neanche a dirlo, la verdura tutta impacchettata. Perché? Uno ci prova, però potrebbero venirci incontro. Devo ammettere che mi aspettavo peggio, però in realtà il Carrefour è abbastanza grande, quindi è stato facile. Probabilmente, o forse no, in futuro potrei portare un video in un altro supermercato e forse, non lo so. Comunque per oggi è tutto, alla prossima, o a mai più.